Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, ci avviamo verso il completamento e quindi verso l'ultimo labirinto. Infatti abbiamo 7 strumenti, manca l'ultimo. E dobbiamo dirigerci a ovest delle montagne. Quindi mi pare ci fosse un teletrasporto, lo vediamo subito. Mettiamo. Perché? Ok. Vediamo un attimo. Ne abbiamo uno qui. Quindi andiamo qua e risaliamo. Risaliamo e andiamo. A proposito, vediamo se riusciamo a fare una capatina. Allora, mettiamo questo qua, Vediamo un attimo. Volevo andare a scaricare le conchiglie prese. Direi di farci una capata al volo. Una capatina volante. Andando di qua. E sopra. Schivando. Mettiamo il boomerang. Massima utility. Soprattutto contro questi cosi. Ok. Passando dall'acqua si fa prima. Andiamo di qua. Risaliamo. Vediamo se riusciamo a prendere il la spada di luce. Aia. Che male. Non l'ho preso. Incredibile. Incredibile. Ci riprendiamo anche 2 cuori. Entriamo. Vediamo un attimo se ci tocca. Ne mancavano poche. Vediamo. No. Non ne abbiamo abbastanza. Ok. Quindi torniamo di là. E ci arrampichiamo sulla montagna. Allora. Perfetto. Andiamo di qua. Spostiamo sempre i soliti sassi che ormai abbiamo imparato a spostare egregiamente. Ci riprendiamo anche l'ultimo cuoricino. Non è qua. È di qua. Di qua. Anche perché c'è un teletrasporto poi. Però ci dobbiamo arrivare. Al momento c'era impossibile, in quanto non avevamo lo scudo che riflette, che abbiamo preso nell'ultimo labirinto. Ok. E saliamo. Saliamo di qua. Rompiamo questi. E al bivio ce ne andiamo di qua, giusto? No, andiamo prima di qua. Saliamo da questa parte. Lì non ci sono, no, abbiamo già presa la conchiglia. Andiamo di qua e vabbè, non ci servono. Mettiamo il rampino. Oh, aiuto, qualcuno mi aiuti. Oh, Link. Dei brutti mostracci mi hanno preso e mi hanno lasciato qua su. Come faccio adesso? Ho troppa paura di cadere. Come fai adesso? Ecco qua come fai. Che spavento, grazie Link. Senti Link, ti volevo dire una cosa. Ecco, io non so come dire, ma
Arriva Tarin. Marin! Tarin! Ah, scusa, ma devo andare. E quindi ci lascia così. Con un non detto. Con un non detto. Si butta giù. E adios. Ok. Link un po' spiazzato. E arriva il gufo. Però non scrive questa cosa. La canzone che quella fanciulla stava cantando al cospetto dell'uovo è la ballata del pesce vento. Si tratta della melodia che annuncia l'ora del risveglio. Quindi Marin stava davvero cercando di risvegliare il pesce vento. Il prossimo strumento è alla rocca tartaruga, sulla parte occidentale della montagna. Soffia vita nella roccia a forma di tartaruga e mostra il tuo coraggio. Il pesce vento ti attende. Ok. Allora, andiamo. Scendiamo di qua. Grotta che avevamo già scoperto. Qui mi pare che non ci fosse nulla tipo mini bonus che non potevamo prendere. Vediamo. Vabbè. Ciao. Ciao, sì, c'era il frammento di cuore. L'abbiamo preso. E adesso andiamo per di qua. E scendiamo, rampiniamo a dovere la situazione. Ok. Riusciamo fuori. Usciamo fuori e boom, carichiamo questo vermaccio. Spostiamo di qua, abbiamo quasi schivato tutte le pietre, ma non tutte. Qui che c'era? Abbiamo preso. C'era una conchiglia, ma l'abbiamo presa. Ok. Nient'altro. Oh, una scala. Attenzione, questa non l'avevamo presa. Scendiamo giù. Invece la... No. Vediamo subito. Mettiamo le polveri. Ci dà una maledizione. Ci fa portare qualche altro oggetto in più. Ehi tu, sì, dico a te, mocciosetto, come osi interrompere il mio sonno? Adesso ti ripagherò a dovere. Ti maledrò con più spazio per portare le bombe. Muahaha, sei pronto? Fatti sotto. Muahaha, te lo sei meritato. Guarda quante cianfrusaglie secondo noi da portarti dietro. Ora sparisci e lasciami dormire. Adesso possiamo portare più bombe. 60 bombe possiamo portare, ragazzi. Allora, imbracciamo il nostro boomerang. E andiamo di qua. Ci buttiamo giù. Ci buttiamo giù. Falcidiamo tutti con le nostre, con il nostro boomerang. E entriamo qui. Allora, entriamo qui. Però prima fatemi vedere un secondo cosa c'è di qua. Niente, c'è l'uscita di qua, quindi torniamo subito qui ed entriamo. Qui ci dovrebbe essere il luogo che prima ci era negato. Eccolo qua, con il fuoco, e adesso abbiamo lo scudo che respinge e possiamo entrare. Due bombe, anche se non ci servono. Abbiamo appena preso il full. E qui c'è un teletrasporto. Ok, che ci permette di tornare qui. Oh, abbiamo una conchiglia qui. Vediamo che ci sono delle rocce sospette che ci indicano una croce. Ed ecco la conchiglia. Conchiglia nascosta. Benissimo. Rimettiamo il ramp house, anche se prima abbiamo il boomerang. E qui ci si butta di sotto. Tu vai via. Tu pure. E qui dobbiamo suonare la melodia. Ah no, forse non è questa, è quell'altra. Non accade un bel nulla. Dobbiamo suonare questa, che risveglia anche i morti.
Ocarina fondamentale. Eccoci qua. Allora. Allora, vediamo un attimo. Mettiamo. Non ci serve proprio a niente, perché dobbiamo. Caricare. Ah no, le bombe ci vogliono. Le bombe. Bombe. Bombe one. Bomba due. Si inizia a disintegrare. Prende la mira e attacca. Bomba 3. Intanto quanti cuori abbiamo perso? Facendo così carichiamo e possiamo colpirlo anche in aria. Ok, fatto fuori il serpente che ci bloccava l'ingresso, ci prendiamo una bella fatina e andiamo. Andiamo. Perfetto, la rocca tartaruga, ci siamo ragazzi. È il momento. Divide in due più piccolini e se ne va. Ok, allora andiamo qui e qui non si può. Ah, allora vediamo un attimo. Entriamo prima di qua. Facciamo fuori questi cosi, possibilmente senza prenderci una caterva di danni. Oh, una fatina, perfetto. Pulsante. Quindi andiamo alla ricerca della mappa. Qui non mi sono preso appunti perché non è stato semplice, ma neanche incredibilmente complesso come quello precedente. Andiamo un attimo, vediamo di qua. 1, 2. E scende una scala. Allora facciamo segniamoci. Ah, non segniamoci un bel niente perché. Ah, invece sì, l'abbiamo esplorato. Quindi mettiamo una puntina, quadrato, e vediamo dove andiamo. Ci facciamo il solito sotterraneo. Ok, ci facciamo malissimo come sempre. Aspettiamo il nostro turno e andiamo di qua. Saltiamo anche su quest'altra piattaforma e riemergiamo in superficie, schivando magistralmente il Goomba. Ed eccoci qua. Quindi qui ci mettiamo il quadrato. Il tasto bloccati. E succede se buttiamo via questo? No, sta lì così per pararci il colpo. Allora, ok, lo conosciamo questo boss. Non dobbiamo dargli. Ah, invece ci ha rubato la palla. No. Maledizione, che pessimo lancio. Andiamo di qua. Dove vai? Ok, l'abbiamo fustigato sul finale. Benissimo. Siamo già full di full. Quindi facciamo molto semplicemente così. Ci prendiamo mappa o cosa? Un becco, vabbè. Becco di pietra.
Intanto stiamo discretamente esplorando l'area e scendiamo qui. Allora, intanto ci segniamo dove, come sempre, la scala per non perderci. Triangolo. Facevo in tempo. No. Perfetto, ottimo, bellissimo salto. Aspettiamo che passano tutte e due. E adesso si fa in tempo direttamente ad andare di là. No. Ok. Va bene. Con qualche cadutina, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, segniamo il triangolo anche qua. E vediamo un attimo, lì non abbiamo la chiave, qui non ci possiamo andare, lì ci dobbiamo mettere una bomba, quindi apriamo qua, no, possiamo spostare inutilmente questo, allora forse si può spostare questo, no, quindi niente, indietro a tutta. Va bene, ok, ci hai convinto, ma non ci posso credere, ma di nuovo, ma sul primo gradino voglio saltare, sul primo, ecco, ok, abbiamo perso bel 4 cuori e mezzo precisi. Quindi torniamo di qua e ce ne riandiamo su. Sopra, noi siamo venuti da sopra, quindi dobbiamo andare a sinistra. E qui abbiamo, allora, bombette qua. Bombettine, entriamo, un cristallo. Lo pigiamo. E altra bombetta di qua. Vediamo un attimo che cosa ci... Ok. Parecchio labirintoso, lo ammetto. Allora, qui sblocca cose. Se... No, ho sbagliato. Se riusciamo a completare tutto il pavimento. No, ho sbagliato. Così. Giù di qua. Su, così. Perfetto. Il trucco sta non nel crearsi semplicemente il ponticello, ma nel riempire tutto il pavimento. Allora, restiamo qua dove siamo già andati. Però, adesso logicamente... No, non si può proprio fare. Ma vabbè, certo. E come se no? Andiamo di qua. Si può fare. E quindi dove abbiamo preso la scorciatoia? Andiamo di qua. Andiamo qui su. Cosa c'è? C'è che si riscende di là, quindi non ci interessa. E qui una scala. Scala che ovviamente segneremo con il pallino. Ah, il ghiaccio. Ok, non gli possiamo fare un bene amato nulla. Quindi per il momento va bene così. Dobbiamo riuscire a tornare tutto indietro. Tutto indietro di qua. Proviamo giù. Giù che avevamo visto che c'era già la scala. Ok, ci siamo già andati. Mettiamo il boomerang. Ok, perfetto.
alto. Andiamo a sinistra, vediamo un attimo. E sconfiggiamo questa roba qui. Ci apre la porta. Oh, un boss. Butta sempre bene quando c'è un boss. Tre colpi e ridicolizzato. Ridicolizzato. Ok. Nessun muro da rompere. No. E anche qui. Su. Di qua. Di qua. E completiamo. Ci dà un bello scrignetto. Scrignettino. Apriamo una mappa, una cosa. Ma va, va, va. 20 rupie. 20 rupie. Se andiamo su siamo condannati. Se andiamo giù no. Quindi andiamo prima giù. Andiamo prima giù. Facciamo secchi questi, queste palle di fuoco. Ci prendiamo 50 rupie. Ma effettivamente non ci facciamo molto. E andiamo di qua. Oh, altro boss. Ok. Salta che ti passa. Ok. Decisamente easy. E impalliniamo la fatina. Oh. Buttiamo giù questo. Aia. Perfetto. E ci dà una key. Una key. Così andiamo a due key. Ok. Niente da, da prendere. Possiamo tornare giù. Possiamo tornare giù. E qui invece abbiamo questo vortice che magistralmente facciamo fuori. E ci prendiamo qualcosa di importante all'interno di questa cosa. La bussola ci segna almeno il tesoro. Dove è presente, ove presente. Va bene. Nessun muro da rompere da questa parte. E quindi ce ne possiamo decisamente tornare all'inizio, dove abbiamo visto quel ponte che però non abbiamo attivato. Spostiamo. Torniamo giù. Anche se quasi quasi potevamo usare l'ocarina, ma a sto punto vediamo. Ah, oh, tornato di qua. No, volevo. Vediamo se riappare. Non subito. Stavo caricando il colpo per farli secchi tutti in una botta, ma non ha funzionato. Allora, qui bisogna, la vedo dura a riempire tutto, essendoci quegli speroni singoli. Quindi possiamo solo crearci un ponte verso dove vogliamo andare. Vogliamo andare qui. Può aprire qua. Può aprire qua. E di qua. Ci prendiamo la mappa, ti prego. E vai. Ok, ok. Perfettamente. Come vedete è bello grosso questo labirinto, ma abbiamo già collezionato tutti quanti i pezzi. Qui ci ritroviamo. Ci ritroviamo qui. E abbiamo capito che si può spingere questo. No, qua non si può spingere un bene amato nulla. Ok, riscendiamo giù. Niente. Facciamo una bella cosa allora. Così torniamo all'inizio. Che è comodo. Torno all'entrata. E passiamo dall'altra parte. No, 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 no.
Il boomerang, il boomerang, il boomerang, il boomerang. Ok. Dove sei andato? Non ci dà però nulla. Perfetto. Inutile proprio. Potevamo già da subito lasciar perdere e fare invece un'altra cosa. Fare invece un'altra cosa, cioè tipo spingere questo qua. Ci siamo invece impantanati male. Ci siamo impantanati male. Facciamo così, ci ritroviamo sempre punto e a capo. Non si riesce a sbloccare la situazione. Quindi torniamo all'inizio. Dobbiamo andare direttamente o sulle scalette lì o togliere il secondo blocco, non il primo. Ok. Quindi su, attiviamo questo, facciamo così e proviamo a salire qua, poi ci ributtiamo, segniamo questa scala con il fiore e saliamo. Anche qui ghiaccio, niente. Niente, quindi dobbiamo riscendere e togliere allora il tornado, il nostro enemy. Ma allora facciamo così, così e così e buttiamo via questo. E qui va bene perché abbiamo la chiave. Schiviamo tutto, si fa per dire, in realtà becchiamo tutti i colpi e qua non si fa nulla, quindi torniamo di qua. Ottimo, ottimissimo, bellissimo questo colpo. E qui un'altra chiave, le avevamo prese entrambe. Oh, che riflessi ragazzi, che riflessoni, che riflessoni. E qui abbiamo una scala che però dovevo segnare prima. Che cosa sta facendo? Così, col quadrato. E andiamo. Tanto avete visto che lì... Ah, qui si può rampinare. Ma è geniale, ho rampinato nel momento perfetto. Ok. Ci riprendiamo il cuoricino e ce ne andiamo giù. E segniamo questa scala con il quadrato. Ci fa fare un pieno. Un pieno e basta. In quanto qui non possiamo fare praticamente niente. È un punto di ridiscesa. Quindi torniamo indietro. Assolutamente. Possiamo fare così, stavolta non ci casco, e andare giù. Quindi abbiamo capito che la strada da fare è questa. Ok, allora abbiamo tutti questi cosi che si possono rompere. Mettiamo uno qui, uno qui. C'è anche il muro da rompere. Facciamo, prendiamo due piccioni con una fava e una strategica qua. Non accade nulla, però magari bisogna eliminare tutti questi gommini. Ok, leggiamo il consiglio del gufo. I due mostri a custodia della chiave vanno affrontati in una posizione più elevata. Entriamo prima qua. Allora one shot.
One shot. Chiave, eh? Ma quando mai? E noi non ce l'abbiamo. Non abbiamo la chiave. Si possono buttare? No. Ok, quindi al momento qui non ci si può andare. Andiamo sopra allora. Andiamo sopra e dobbiamo. Questa è tosta, ragazzi. Ok, ce la ridà l'ingresso per fortuna. Perfetto. Quindi possiamo tornare lì dove serviva la chiave. E qui anche. Quindi prendiamo intanto questi. Dai. Ok, ottimo. Dai. No, gliel'ho tirata direttamente proprio. Oh, buono, buono, buono. Dove è? Sopra. Scrigno. Va bene. Ricordandoci che possiamo andare giù. Esploriamo anche di qua. Ah, qui è dove prima. Adesso possiamo scegliere. Ce la prendiamo subito perché è inutile tornare indietro. Ah, pomata che già abbiamo, niente. Quindi non ci serve a nulla, di nulla, di nulla. Rifacciamo tutto il giro. Rifacciamo tutto il giro. Rampino. Sono abbastanza intricati. Di qua. Quindi sopra. Si fa in tempo. Quindi di qua. Andiamo prima di qua. Facciamoli per ordine, altrimenti poi non si capisce nulla. Abbiamo questo. E qui la situazione è triste. Andiamo qua. Accendiamo qua. E non ci dà alcunché. Alcunché. Servono molteplici chiavi. Non mi far cadere. Dobbiamo abbattere questo coso. E bomba. Bomba qua. Polvere. Vediamo se quella polvere porta qualcosa. A parte la visibilità. Ah, un'altra qua sotto. Andiamo prima a quello sotto. No. Potevo pure farmi prendere dalla mia stessa bomba alla fine, no? Quella è una scorciatoia. Ci apriamo delle vie scorciatoie. E qui anche boomerang. Sentiamo il gufo cosa da dire. Punta il tuo arco contro l'occhio della statua sospetta. Ok. Qua. Ok. Chiave presa. E vediamo un attimino di qua. Usiamole un po' ste frecce, dai, che non le usiamo mai. Le usiamo. No. Ah, le schiva. Vedete quanto figo il boomerang per questa cosa. Ma what the fuck?
Diamo prima a terra. Mamma mia, è un casinaccio. È un casinaccio. Però qui possiamo con il rampino prendere lo scrigno. Ok. 50 rupie. Frammento di cuore. E il teletrasporto, che è molto utile in quanto da fuori possiamo riaccedere direttamente a questo punto. Non ci dispiace. Ok. Vediamo un attimino dove scendiamo di qua. Allora, ma qui non era caduto un scrigno? La chiave per là ce l'abbiamo, ma qui... What? È un casinaccio. Dai, ottimo. Sto riuscendo anche da qui, ragazzi. Vai. Come no? Come no? Magnati sta bomba. Di qua c'è quest'altro. Wow, ragazzi, che cioff. Che cioff. Ma questa non è andata. Di sponda sul culo di quell'altro. Dai, dai, girati. Ma va. Fatto un backflip. Vai, a posto. Ok, non è stato difficile anche da qui. Ridacci lo scrigno. Non è rimasto lì, non si sa perché. E ci prendiamo un'altra chiave. Perfetto, perfetto. Iniziamo ad avere un numero di chiavi sufficiente che mi convince. Quindi scendiamo qua. E ok, andiamo. Ok. Boomerang. Però qui non c'è chiave. Non c'è chiave. Lì abbiamo visto che ci fa tornare indietro. Là ci fa andare su. Quindi dobbiamo andare giù. Se 2 più 2 fa 4. È qua che dobbiamo andare, no? Di qua. Aia. Beccati questa. Niente bombe, un'altra chiave. Perfetto, perfetto, perché qui c'è bisogno di un surplus di chiavi. Torniamo giù. Torniamo giù. Ok. Andiamo sotto. Ah. Ah. Oh. Vediamo un po' dove abbiamo esplorato ma non siamo andati. Qui. Qui ci sono svariate scale che non abbiamo visto. Allora. Vediamo un po'. Dov'è uno scrigno apribile? Là c'è la pomata. Lì non ci sono scale. Quindi qua ci deve essere per forza una porta da aprire con le bombe. Vediamo di andare lì allora. Vediamo di andare lì.
qui neanche. Per andare lì dobbiamo, mi pare, andare, se buttare giù il secondo, buttare giù il secondo blocco. Qua. Secondo blocco. Poi su. Aia. Aia. Poi qua. Vediamo se questo è... Ok. E invece no. Invece no. Quindi. Possiamo provare qua. Possiamo provare qui. Che avevamo visto che c'era appunto da prendere una chiave. Andiamo. E che cosa mi risolvo? Ah, mi risolvo, ecco, mi risolvo che con il rampino posso andare qua, aprire questo, segnare con il picche qui e passare questo insidioso sotterraneo. Ok. Easy peasy. E mettiamo qua il picche. Ora posso solo buttarmi giù? Oh, triste sta cosa, perché... Ah, attenzione, un boss. E che vuole fare? Che faccio? Ah, devo aspettare che mi carica. Mantenere la distanza. Ah, mi... Aia, ho capito, mi fai male. Salto dietro. Ah, reattivo. Ok, si può saltare dietro comunque. Un po' imbambolato. Niente, sulle mura. Fatina, easy. Ah, e qui ci dà un teletrasporto. Ah, perfetto. Quindi quando abbiamo... Questa è una pessima storia. Perché dove stava adesso quel cristallo? Dove stava quel cristallo? Stava... E dobbiamo trovare... Qui... Il cristallo è stata un po' una piaga premerlo. Se non lo premevamo era meglio. Se non lo premevamo era meglio. Quindi io spero sia questo. Lo spero proprio. Andiamo. Di qua. Saltiamo. Bella diagonale. E qua. Ok. Ok. Risaltiamo. Andiamo al teletrasporto, ovviamente. Così non ci perdiamo neanche tempo, ovviamente, a rifare
tutto il patatrack. Bam. Easy. Quindi. Andiamo su. Veramente una disgrazia quello. Oh, finalmente la bacchetta magica. La bacchetta magica fondamentale. Adesso dobbiamo andare in quella stanza dove c'erano i due bracieri. E oltretutto possiamo affrontare tutte quelle scale dove c'era il ghiaccio. Quindi vediamo un attimo se ci si può buttare direttamente qua. Ok, agile impeccabile, ma serve il rampino comunque, anche se non so perché effettivamente, se andiamo a vedere la stanza, eccola qui, quindi dobbiamo scendere, andare a sinistra, ancora a sinistra, passare di qua, andare su, salire le scale di qua, beccati questa, non mi ci freghi, e scendere. E fare così. E così. Perfetto. Baule. Iniziamo a sbloccare i pezzi di questa cosa. Chiave. E adesso si può andare in quelle scale che, per esempio, la scala di fiori. E c'era il ghiaccio. Scala di fiori. Per andare alla scala di fiori. A sinistra. A destra cioè. Di qua. Prendere subito la scalinata lì. Ok. Facciamo così. Perfetto. Ah, ma scusate un attimo, qui. Ah, non ho niente, ok. Ottimo. Si passa. No. Ok. Giù. E qui è la scalinata di fiori. La chiave ce l'abbiamo. Entriamo. Oh, attenzione. Un boss. Questo era quello che bisognava beccargli le spalle. Va, fa, frena. Sta frenando. Non ci facciamo nulla con la bacchettina, quindi ci ripiazziamo qua, così. Prendiamo un colpo ogni volta, però toglie solo mezzo cuore, quindi ce ne importa poco. Fa queste sgommate in retromarcia incomprensibili. Va bene. Fa proprio sempre la stessa cosa meccanicamente.
No, ci è scappato. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Ma di nuovo. Tan 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 tan. Ok. Ci vuole tempismo, però ci importa poco perché ci dà la fatina, quindi easy. Andiamo sopra. Andiamo sopra. E qui dobbiamo completare tutto il cerchio. Quindi così. Ho sbagliato, va bene. Facciamo, rientriamo. Ho sbagliato ancora. Di qua. Su, proviamo a fare. Mi sono fregato da solo. Andiamo di qua. Giù. Di qua. Così. Così. Easy. Ho perso 10 volte. Eds. Eds. Come stan vecchi, andiamo a aprire l'altro scrigno. La grande chiave, signore e signori, la grande chiave, e dobbiamo andare alla scalinata che non ha mi pare la quadrata. Quadrato ce l'ha quello che combacia, non ce l'ha. Sì, quadrato ce l'ha, il picche ce l'ha, il fiore ce l'ha, il triangolo ce l'ha, il quadrato ce l'ha e il cerchio che non ha un altro cerchio non c'è, quindi dobbiamo andare al cerchio. Si fa prima con l'ocarina. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Torno all'entrata e comunque ci abbiamo messo 50 minuti e passa anche a fare questo labirinto per nulla semplice. E quindi per andare al cerchio dobbiamo salire sopra, arrivare semplicemente al piano, così, molto semplice. Di qua. E questa è la scala che prima non potevamo, come vedete, affrontare. E dobbiamo, per affrontare questa scala, salire su, fare così, fare così, poi qualcosa mi dice di no. Dobbiamo lasciargli lo spazio per forse era giusto prima, mi sa. Andiamo su. E dai. Bisogna riuscire a colpire. Maledizione. Di qua. Ok. Ok, liscio. Qui invece. Qui invece bisogna
Così. Così. Ottimo. E scendiamo. Ed eccoci qua, ragazzi. Finalmente. Finalmente. Non proseguirai oltre, moscerino. Non ti permetterò di suonare gli strumenti delle sirene. Testa calda. Testa calda. Che gli possiamo sparare un boomerang? No. Gli possiamo sparare. Niente. Sai quello scudo che riflette? Andiamo un attimo di qua. No. Quindi ma no, dai. Ok. Si respinge a spadate, ma non gli si fa nulla. Quindi proviamo con il boomerang. No. Aia. Ok, sempre tutto con la bacchetta. Certo che è travolgente. Perfetto. Forse uno dei più facili. Che sei venuto qui? Se la smettessi di impicciarti, tutto potrebbe rimanere come adesso. Tanto non riuscirai mai a svegliare il pesce vento. Ricordatelo bene, anche tu sei parte del sogno. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Parapapà. Ok, il numero massimo viene aumentato ed ecco qua che abbiamo trovato il tamburo del tuono, ultimo strumento, signore e signori. E con questa stamburellata ci ritroviamo. Il momento è giunto, il sacro uovo ti chiama. La 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 la. Ma, c'è un ma. Ci sono due cose che non abbiamo fatto. Una, prendere tutte le conchiglie. Due, non abbiamo visto nella biblioteca il percorso da fare. Per entrare, quando si entra nell'ultimo fatidico dungeon qui, ragazzi, è l'uovo. Quindi che cosa si fa? Prima di chiudere il video, noi così l'ultimo video ce lo lasciamo per il fulcro, per il finale. Andiamo al villaggio. Poi una cosa che farò sarà, ovviamente, off camera, raccogliere tutte le conchiglie, così quando riapriremo l'ultimo video andremo a scaricare le conchiglie prima di andare al pesce vento a svegliarlo e
Vediamo se in questo momento catartico nel gioco la moda c'è qualcosa di strepitoso. Vediamo. Ah, la conchiglia, esatto. La prendiamo subito. Gioco. È tutta una questione di tempismo. Sì, sì, lo sappiamo. Allora. Dai. Oppla. Mamma mia, ragazzi, che precisione, che precisione. Io sono un talento del gioco alla moda. What? Certo che voglio giocare ancora. Acchiappa sta conchiglia. Acchiappa sta conchiglia. Ma che cacchio. OMG. Sì, voglio giocare ancora. Ma dove sono andato? Dove sono andato? Mo casca in mezzo ai binari, diventa improponibile da acchiappare. Mani bloccato così, non cadere. Ah, meno male, meno male. Meno male, è caduto nel punto giusto. Puoi giocare ancora? No. Datemi sta conchiglia che me ne vado. Datemi sta conchiglia che me ne vado. A posto. Ed eccoci qua. Via, fugone. Rientriamo. Vediamo se c'è un'altra. Eh no, non c'è. Ok. Che cosa andiamo a fare prima di chiudere il video? Fundamental. Andiamo alla biblioteca. Ah, non abbiamo neanche fatto il Danpei. Danpei. Allora. Ci saranno altri due episodi prima del finale. Uno sarà sarà quello dove scarichiamo conchiglie e facciamo Danpei, episodio speciale, e poi il finale. La forza invisibile dei colori. Vuoi leggere questo libro? Sì, questo era al di sotto delle 5 lapidi, ma non è questo che ci interessa. Piuttosto è questo. Segreti e misteri di Collins. Sicuro di voler leggere. Che sarà mai? I labirinti cunico di l'uovo. Questo. Questo qui è le vie che noi dovremmo fare per arrivare alla fine del labirinto nell'uovo. Quindi bisognerà appuntarsi questo e seguire questa direzione. E quindi, signore e signori, ci avviciniamo al finale di questa fantastica serie, di questo fantastico gioco che ho giocato quando ero piccolo sul Game Boy, mi è piaciuto tantissimo e che è stato un vero piacere ripercorrere in video qui. Quindi ci lasciamo questi due ultimi episodi, quello dei labirinti e quello del finale, e per oggi è tutto. Vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.